Bene, vediamo l'ultima delle coniche. Una curva del piano, un luogo geometrico, è una proprietà molto simile a quella delle ellisse, c'è solo una importante differenza. Se prendo due punti, che sono i due fuochi, similmente quanto abbiamo visto per le ellisse, l'iperbole è l'insieme dei punti del piano che hanno costante. La somma sarebbe stata l'ellisse, qui è la differenza. Qui è F1 meno qui F2 costante. 2A o 2B si può andare a sinistra. Ok? Spieghiamo piuttosto costante, così è più esplicito. Punti la cui distanza dal primo fuoco ha una differenza costante rispetto alla distanza dal secondo fuoco. D'accordo? Se, quindi questa è la proprietà geometrica che definisce l'iperbola. Rispetto all'analoga proprietà dell'ellisse, qui un segno meno. Questo significa che questa differenza, mentre per l'ellisse la somma delle due distanze, essendo distanza, è un numero sempre positivo, qui essendo la differenza, se magari il punto differisce da F2 per più di F1, la differenza potrebbe essere anche negativa. Ok? E in generale, fatemi scrivere, disegnare anche il piano. L'equazione che rappresenta l'iperbole o l'equazione il cui grafico è l'iperbole si presenta sotto questa forma: x alla seconda fratto a alla seconda meno x alla seconda fratto b la seconda uguale a 1 in un caso oppure meno 1. Vedremo tra un attimo cosa significa, qual è il tipo di 2. Ok? Se, quindi molto simile alle ellisse, ma anziché avere la somma di x quadro sulla 4 e x quadro sulla 4, la loro differenza. D'accordo? Se l'iperbole ha questo tipo di equazione, i suoi fuochi F1 ed F2 appartengono all'asse orizzontale. L'equazione è meno C0, C0, mettiamoli per esempio qua. Analogamente a quanto abbiamo fatto con le ellisse, andiamo a vedere dove, se e dove questa curva interseca l'asse delle x, per esempio. Okay? Quindi l'equazione dell'asse delle x è y uguale a 0. Se metto y uguale a 0 in questa equazione, posso cambiare pagina, non ho più tanto spazio. Se interseco l'iperbole a x alla seconda sulla seconda meno x alla seconda su b alla seconda uguale a 1 con y uguale a 0, ottengo x alla seconda su a seconda uguale a 1, cioè x è uguale a più o meno a. Quindi, prego. Si interseca su x
l'asse dell'orizzontale, l'asse delle ascisse, y uguale a 0, è l'asse delle x. Okay. E trovo quindi due vertici, chiamiamoli V1 e V2. Entrambi hanno ordinata nulla e hanno ascissa meno A e più A, cioè sono i punti, indichiamoli con l'esempio, attenzione, diversamente anche qui dalle liste, le coordinate C dei fuochi ha una relazione diversa da A quadro e B quadro. Qui abbiamo che C alla seconda è uguale ad A seconda più. Quindi C è più grande sia di A che di B. Quindi i fuochi sono a destra del vertice F2, a sinistra del vertice V1, F1, quindi le coordinate della ascissa dei vertici sono più piccole. Ok? Questo abbiamo chiamato V1 e questo vertice V2. Dopodiché, questo tipo di iperbole interseca l'asse delle ordinate. Andiamo a vedere. Sistema, l'equazione dell'iperbole, abbiamo questo certo per meno, se metto x uguale a 0, questo è l'asse delle ordinate, che cosa ottengo? Ottengo y alla seconda su b alla seconda meno uguale a 1, cioè y alla seconda uguale a meno b alla seconda. E non ho nessuna soluzione, perché y alla seconda, siccome b è un quadrato, se y alla seconda è meno b, non ho valori reali. Quindi questa funzione, questo grafico, non interseca l'asse delle nessun numero che elevato al quadrato sia negativo. Ok? Ah, un'altra cosa che dimenticavo di dire, V2 ascissa più A, V1 meno A, la distanza tra i due vertici, che nelle liste prendeva nome di semiasse orizzontale, qui si chiama asse trasverso. Questa distanza che misura 2A si chiama asse trasverso ed è B1, B2, il segmento che congiunge i vertici. Ok? Quindi abbiamo visto che non ci sono interazioni con l'asse verticale e proviamo a vedere ad esempio qual è il dominio della funzione risolvendo rispetto a y, cioè per quale x ho grafico. Provo a scrivere questa forma esplicita, io ho x alla seconda su A alla seconda meno uguale a 1, quindi x alla seconda su B alla seconda è uguale a x alla seconda fratto alla seconda meno 1, e quindi moltiplico tutto per B e prendo la radice.
y, se posso calcolare questo numero, se quello che c'è sotto radice è positivo. Posso calcolare la radice di un numero negativo, cioè x alla seconda fratto a alla seconda meno 1 deve essere maggiore o il limite uguale a 0. Quando è uguale ritroviamo più o meno a, come abbiamo visto prima. Ma se risolvo quella dell'equazione, moltiplico tutto per a alla seconda, per esempio, e trovo x maggiore o uguale ad a, oppure x minore o uguale a meno a. Basta fattorizzare questo in x meno a per x più a. Quindi nel grafico, nel piano cartesiano, tra a e meno a non avrò nessun punto, nessuna ordinata. Se scelgo una x che spia se mi asse trasverso, non avrò nessuna. Il grafico sta tutto a destra di a o a sinistra di meno a. Quindi il dominio, mettiamolo in giallo, questa parte dell'asse delle ascisse e questa parte. Nella fascia tra meno a e a, l'iperbole non c'è, non ha punti. Ok? Perché se ci fossero punti, dovrebbero darmi delle ordinate, ma se x è compreso tra e meno a, questo numero è negativo e non posso calcolare la radice di un numero negativo. Ok? Un'altra cosa utile per calcolare il grafico delle ellisse, è la cosa seguente. Prendiamo, cambio pagina. Torno indietro. Quando lei aveva scritto che x non era secondo uguale meno b alla seconda. Ecco, no, questo qua. Sì. Io non ho capito perché. Attenzione, qui forse non si vede, ma c'è un meno. Questo è 0, meno x alla seconda su 2 seconda vale 1, quindi x alla seconda vale meno b alla seconda. Non dovrebbe essere meno x alla seconda uguale meno b alla seconda. Perché meno? Perché c'è già il meno di là. Ma se c'è di qua non c'è di qua e viceversa. Qui c'è 1. Allora, se io il meno lo applico all'x alla seconda. Allora, facciamo così. Esposto. Riscrivo questa. Moltiplico tutto per meno b alla seconda. Cosa ottieni? Meno per meno fa più, y alla seconda, meno 1 per meno b alla seconda e meno b alla seconda. Non c'è a sinistra, però c'è a destra, hanno segni diversi, in nessun caso ho lo stesso segno, se qui ho meno e qui non c'è. Questa parte si cancella perché è 0. Chiaro per tutti? Ripeto, per avere un'idea un pochino più per intuire come, prima di mostrarvelo una volta per tutto, come ho fatto il grafico della funzione, fatemi riscrivere la forma esplicita del grafico. Quindi ho più o meno, prendendo la radice ho il doppio segno, b alla seconda, no, b poi la radice solo b, per la radice di x alla seconda fratto alla seconda meno 1. Posso scrivere anche così. Sommando i due termini sotto radice con un'unica frazione. A questo punto la seconda è un quadrato e posso portarlo fuori dalla radice.
abbiamo visto che questa esiste se x è più grande di a o più piccolo di meno a. Ok? Se x diventa molto grande, supponete, abbiamo visto che possiamo farlo perché questa funzione a grafico, se x supera a o è inferiore a meno a, quindi x può, non è come le liste che ha un grafico limitato, cioè non va oltre a e oltre meno a, qui è l'inverso, le x per avere il grafico devono essere più grandi di a o più piccole di meno a. Supponete che x diventi molto grande, supponete che a per esempio sia 1 e x sia 1000. Qui ho 1000 alla seconda, un milione meno 1. Ok? Quindi se x è molto grande, questo diventa simile alla radice di x. Questo conta molto, questo conta molto poco. Quindi diventa simile a più o meno b su a, la radice di x alla seconda è x. Quindi tanto più x è grande, tanto più il grafico sarà approssimabile da questa che è una... Cos'è questa? Y uguale a più o meno b su ax. Che tipo di grafico ha? Dormite tutti. È una retta. Nel nostro... fatemelo ridisegnare, adesso lo scrivo qui nel piano cartesiano b su ax, b su a posso pensarlo come una n, scusate l'ho copiata per sbaglio, ho visitato la presidenza per sbaglio. Ripeto, qui abbiamo a meno a, qui avremo b meno b. La retta, le rette sono due, una col meno, col meno, b su ax, passano per 0, 0, se x è 0, y è 0, e se x è a, la prima passa per più b, la seconda, la col meno, passa per meno b. Quindi ho due rette fatte in questo modo. Questa è x uguale a b fratto ax e questa è x uguale a meno b. Queste due rette sono tali che la funzione, il grafico dell'iperbole, si avvicina all'una o all'altra man mano che mi sposto con x molto grandi o molto piccole. Quando questo accade, le due rette si chiamano asintoti. Cioè che non toccano mai la funzione. A è un vertice, meno a è l'altro vertice. La nostra iperbole è un grafico che è fatto in questo modo. Continua. Nella fascia tra a e meno a non ci sono punti del grafico, avete il grafico solo a destra di a e a sinistra di meno a. E i fuochi sono... cos'era? E due. Distanza tra i due vertici asse trasverso. Okay. Distanza tra B e meno B, cioè B si chiama asse non trasverso, anche se in realtà i vertici B e meno B sono vertici virtuali, perché di qua la funzione non passa, come abbiamo appena visto. Ok, quindi per disegnare l'iperbole cosa mi serve? I due vertici reali, A e meno A, i vertici immaginari b e meno b, okay?
di due asintoti più o meno b su ax, e se l'iperbole è equazione di questo tipo, cioè è posta x alla seconda ha un coefficiente positivo e x alla seconda è negativo, uguale a 1, allora i fuochi sono sull'asse delle x. Può succedere l'inverso, cioè i due coefficienti possono scambiarsi di segno, oppure a destra può esserci meno 1. In quel caso i fuochi sono sull'asse verticale e tutto si inverte tra x e y. Adesso vediamo. Okay, facciamo prima un grafico, per esempio, poi facciamo l'altro caso. Supponiamo, posso cambiare pagina, che la nostra iperbole abbia questa equazione. La seconda fratto 9 meno y alla seconda fratto 16 uguale a 1. Questa è l'iperbole perché c'è x alla seconda, c'è y alla seconda e i coefficienti hanno segno opposto. Sono discordi, uno è positivo, l'altro è negativo. È positivo, quindi x alla seconda, negativo così x alla seconda e a destra c'è più 1. In questo caso i fuochi appartengono all'asse. A, in questo caso confrontandola con x alla seconda su a alla seconda meno x alla seconda su b alla seconda uguale a 1, a vale 3 e b vale 4, quindi i due vertici reali sono 3 e meno 3, i vertici virtuali o immaginari sono b e meno b, 4 e meno 4, e i due asintoti hanno equazione y uguale a più 4 terzi x e meno 4 terzi x. Immaginare. Quindi A che vale 3, i vertici sono 3 e meno 3, quelli reali, di qua passa la funzione. L'altro, il virtuale, è 4 e meno 4, mettiamolo in giallo, 4 e meno 4. I due asintoti passano per AB, quindi 3 e 4, e 3 meno 4. Questo è 1 e questo è l'altro. E l'iperbole ha questo andamento qui. Attenzione, non tocca mai il suo asintoto. Né se ne allontana mai, solo si avvicina. Sarebbe un errore disegnarlo in questo modo. Questo non è corretto. La distanza tra funzione e asintoto diventa sempre più piccola man mano che mi allontano dall'origine. Ok? Il mio disegno non è un granché, quindi mi faccio aiutare da GeoGebra. E inserisco qua sotto l'equazione dell'iperbole x alla seconda fratto 9 meno y alla seconda fratto 16 uguale a 1. Ok.
se riesco a spostarlo un poco. Riuscite a vedere? Andiamo. Volevo evidenziare un poco. Adesso andiamo a fare a tracciare l'equazione degli asintoti. Y uguale a 4 terzi x e y uguale a meno 4 terzi x. Vedete che la funzione sempre si avvicina al suo asintoto, non se ne allontana mai. E anche se io zoom ovviamente in grande, mi sembra che la funzione lo tocchi. In realtà è un effetto dovuto alla risoluzione dello schermo, perché la curva ha un certo spessore. Se io vado a ingrandire, e ingrandisco a sufficienza, mi rendo conto che i due non si toccano per niente. Diventano anzi quasi paralleli, perché questa è una curva, questa è una retta, e la curva approssima sempre di più la retta man mano che x diventa o molto grande positivamente o molto grande negativamente. Quando ho una retta che ha questa proprietà, questa si chiama asintoto. Ok? Tutto chiaro? Anche per le ellisse, scusate, per l'iperbole, si definisce un'eccentricità, come abbiamo fatto per le ellisse. La quale è data dal rapporto, per l'iperbole, dal rapporto tra semidistanza focale C e semiasse trasverso. Nel nostro caso C fratto A se i fuochi sono sull'asse delle Y, o C fratto B se i fuochi sono sull'asse delle Y, una cosa che vedremo tra un istante. Diversamente dall'eccentricità dell'ellisse, visto che C è più grande sia di A che di B, nel caso dell'iperbole questo numero è sempre più grande di 1. Ok? Supponiamo invece che abbiamo questa equazione, x alla seconda su a alla seconda meno x alla seconda su b alla seconda uguale a meno 1, che equivale a scambiare i segni del quoziente di x quadro e y quadro. In questo caso è sempre un'iperbole, perché sono presenti di secondo grado, sono presenti i termini x quadro e y quadro e hanno segni diversi. Okay? Però questa, se y è 0, la metto in sistema con y uguale a 0, x alla seconda su a alla seconda stavolta vale meno 1, cioè x alla seconda è uguale a meno a alla seconda. Questa non mi dà nessuna soluzione, quindi questa non interseca l'asse delle ascisse.
Se la metto a sistema con l'asse delle ordinate, invece la cosa va un po' meglio, perché ho meno x alla seconda su b alla seconda uguale a meno 1, x alla seconda uguale a b alla seconda, y uguale a più o meno b. Quindi i vertici stanno sull'asse verticale. Quindi in questo caso il semiasse trasverso è lungo b, perché i vertici sono sull'asse verticale. Gli asintoti sono sempre y uguale a più o meno b su a, ok? Solo che stavolta la fascia ad essere vuota è una fascia orizzontale, quella tra più e meno b. Nel caso specifico, y qui ho a meno b, meno b meno a, i due vertici. Gli asintoti sono sempre y uguale a b su a, y uguale a meno b su a, però adesso i due vertici sono quelli verticali, b e meno b. I fuochi anche appartengono all'asse verticale e l'ipercola è fatta in questo modo. Gli asintoti, ripeto, sono sempre y uguale a b fratto a x e y uguale a meno b. Questo è il 2 più 1, i fuochi sono in questo caso la centricità e vale c su b. E ci è in ogni caso la radice di a alla seconda più infinita. Quindi i fuochi stanno sull'asse delle x, se posso scrivere l'equazione come uguale a più 1, stanno sull'asse delle x, ma se posso scrivere l'equazione come y, la seconda meno fatto a seconda, meno la seconda fatto b a seconda, uguale a meno 1. Ok? Infatti se andiamo nel grafico di prima, eccolo qua, se modifico l'equazione dell'iperbole mettendo a destra meno 1, sempre x alla seconda su 9 meno x alla seconda su 16, ma stavolta la metto uguale a meno 1. Gli asintoti rimangono dove sono, ma l'iperbole occupa le regioni di piano che prima erano vuote. I due vertici sono verticali, 4 meno 4, e gli asintoti rimangono proprio dove sono, perché b è sempre 4 e c è sempre, e a è sempre 3. Abbiamo ancora due cose, poi abbiamo concluso con l'ultima parola. Se un caso particolare è il caso in cui in generale i due asintoti sono perpendicolari uno all'altro. No, perché? Perché hanno le due m cambiate di segno. Sarebbero perpendicolari se moltiplicandoli ottenessi m del primo per m del secondo per fare meno 1. Ma in generale non è così. Hanno solo segni diversi. Un caso particolare, ripeto, di iperbole è quello in cui i due asintoti sono le bisettrici del primo e terzo e del secondo e quarto quadrante, cioè quando il coefficiente A vale quanto il coefficiente B. In questo caso ho quella che si chiama iperbole equilatera.
e gli asintoti sono tension uguale a più o meno B su A x, ma siccome B ha lo stesso valore, B su A vale 1, quindi y uguale a più x oppure meno x, e ho le bisettrici dei diversi quadrati. Quindi nel piano cartesiano qui ho 1, 1, 1, 1, 1, gli asintoti sono le bisettrici e sono perpendicolari. E 1 per meno 1 fa meno 1. Ok? La nostra poi A e B possono avere valore qualsiasi, basta che siano identici, tutti e due hanno lo stesso valore. In quel caso i due asintoti sono x uguale a più x oppure meno x, e l'iperno si chiama equilatera. Ma se gli asintoti, quindi per esempio A equazione, andiamo a prendere una delle due, per esempio questa, quella con i fuochi sull'asse orizzontale, se A è uguale a B, questa diventa la seconda fratto A la seconda meno x la seconda fratto B la seconda è uguale a 1, oppure x la seconda meno x la seconda è uguale a A la seconda. Moltiplico tutto per A². Ok? Ma se questo è il caso, quindi se gli asintoti sono perpendicolari, se l'iperbole è equilatera, posso immaginare di vedere cosa succede se faccio coincidere gli asintoti con i due assi, semplicemente ruotandoli. In quel caso ho quella che si chiama iperbole riferita ai propri asintoti, e ho una curva dove gli assi cartesiani coincidono con gli asintoti dell'iperbole. L'equazione diventa x per y uguale a costante k. O se preferite, y uguale a k fratto x. Questa è una curva che si incontra molto spesso perché esprime la relazione tra due grandezze x e y di proporzionalità inversa, il loro prodotto rimane costante, quindi se x raddoppia y dimezza e viceversa. L'iperbole riferita agli asintoti dà il grafico della proporzionalità inversa. Se k è positivo, la curva occupa il primo e il terzo quadrante, perché se è positivo x e y devono avere lo stesso segno. Se k è negativo x e y occupano il secondo oppure il quarto. In altre parole, x per y uguale a k, se k è maggiore di 0, il grafico è questo. Ad esempio, dove x e 1 y k, dove è meno 1 e meno k. Ok, se k è negativo, ultimissimo punto, k è negativo, allora il grafico si presenta sotto questa forma, occupa il secondo e il quarto quadrante, dove se x è 1, y è k, cioè in realtà meno valore assoluto di k, perché se k è negativo il punto è sotto.
Ok? Questo è questo. Tutto chiaro? Può capitare, però questo non so se abbiamo tempo di dirlo oggi, magari la prima volta, questa prossima, che si presenta una funzione che in realtà è un'iperbole, ma il centro dell'iperbole, che nel caso nostro sarebbe il punto medio tra i due fuochi e i due vertici, non coincide con l'origine. In questo caso ci sarà per esempio ponete di avere i due asintoti, anziché essere gli assi cartesiani, sono due rette diverse, sempre perpendicolari, ma diverse dagli assi. In questo caso la curva ha una funzione del tipo ax più b fratto cx più b, prende il nome di funzione omografica. Per oggi basta così, perché sta per suonare.